La gloria del Signore sia con tutti noi. Pace di Gesù dal fratello Angelo Piccone, che vi ama con tutto il cuore. Anche oggi vogliamo fare qualcosa per il popolo di Dio. Mi pare non ci rimane soltanto che pregare per gli altri e anche per noi. Perciò più preghiamo, più saremo aiutati dal Signore, perché il Signore si compiace dei suoi figli che pregano, lodano, soprattutto che fanno la sua volontà. E questo fare la sua volontà, lui mi è compiaciuto. E scrive il messaggio di stamattina. Pace del Signore a tutti e buon martedì. Vorrei che mi scriveste come state. Onde io possa pregare di più. Particolare per voi. Dio vorrà, vi aiuterà. Amen. Un abbraccio a tutti. Bene, miei cari, nella grazia. Vogliamo adesso pregare e lodare il Signore come il Signore merita. Certamente non arriverà mai a fare ciò che vorremmo, ma almeno iniziamo, mettiamocela tutta. Il Signore si contenta di quello che possiamo, perché il Signore conosce la nostra debolezza
perché sa che l'uomo arriva dove arriva. Perciò diamoci il 100%, il 90%, l'80%, il 60%, il 30%, quello che uno può. Ok. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita, Signore. Ancora principalmente ti voglio lodare per quello che hai fatto e per quello che tu continui a fare, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso. Noi ti lodiamo e ti benediciamo perché veramente abbiamo riconosciuto in te un Padre affettuoso, un Padre benevolo, un Padre che ci ama e ci dona sempre ciò che noi in questo momento abbiamo di bisogno. E Padre, stamattina, nel medesimo tempo, ti vogliamo chiedere nuove unzioni, Signore, non per noi, per il nostro fabbisogno, ma per aiutare il tuo popolo, Signore. Queste nuove unzioni, Signore, serviranno per aiutare il povero, l'afflitto, il malato e chi ha più bisogno di te. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che provvederai. Benedici ancora tutti i bisognosi di questo mondo, Signore, ancora per quelli che hanno chiesto preghiera in questi giorni, Signore. Dona ciò che hanno di bisogno, Signore, sia spiritualmente che moralmente che finanziariamente, Signore. Ancora benedici tutti i popoli, Signore, sottosviluppati, che possono trovare grazia su grazia in te, in Cristo Gesù. Benedici, Padre, ancora le nostre famiglie, Signore. Benedici mia moglie, Signore, benedici i miei figli, Signore, benedici ancora mia nuora, il mio genero, i miei nipotini, Signore, in tutto il mondo. Benedici ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia. Benedici ancora gli amici, Signore, e anche i nemici, Signore, se ne abbia ancora qualcuno che possa diventare migliore dei miei amici. Questo è il mio desiderio, Signore, essere in comunione con tutti, di non avere nessuna difficoltà con nessuno. E se c'è qualcosa, Signore, principalmente chiedo perdono. E se tuo piacere, Signore, fai che anche loro possano perdonare ancora me le mie malefatte che ho fatto, se ne abbia fatto. Lo dico anticipatamente, Padre, perché tu sai quello che è giusto fare. Grazie, Padre, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù e tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Mie care, nella grazia, vi vogliamo salutare con un grande abbraccio. Come veramente meritate, che il Signore possa ricolmare di ogni bene e di ogni amore. Trasferisco questa foto, vedete, ho cliccato nella foto e adesso faccio inoltre e lo trasferisco ai miei fratelli, amici che hanno di bisogno, così vi insegnate come si fa. Con un solo colpo invierete a tutti questi amici. Da qui potete mettere il vostro profilo condividendo. Thank you.
quello che faccio di nuovo con un'altra foto, così lo vedete. Vedete, dal messaggero cliccate, si apre, buono, questo è quello di ieri. Avete capito? Vedete, così. Inoltre. Vi abbraccio come ogni mattina, un grande bacio a tutti.